Buongiorno, dalla prima giornata di nebbia milanese, un saluto a Chiavari, che mi ricorda invece tutt'altro clima, perché vi ho passato molte giornate della mia gioventù. Andando a Zoagli in vacanza, spesso andavamo a Chiavari, per vari motivi, focaccia compresa. E volevo salutare questa iniziativa delle Design Week, perché come sapete io con le Design Week ho avuto a che fare a Milano con la creazione di Zona Tortona dal 99 fino al 2010 e poi mi occupo anche di relazioni con le Design Week da altre parti del mondo. In Cina sono appena tornato dalla Beijing Design Week e dall'inaugurazione della Beijing Kids Design Week. E inoltre mi sto occupando anche al Cairo della nascita della Cairo Design Week e di altre iniziative connesse. Quindi le Design Week sono nelle mie corde e saluto ogni nascita di Design Week. E vi auguro innanzitutto di lavorare sul vostro territorio, perché quello che funziona nelle Design Week è la capacità di esprimere i genius loci del territorio. E voi di genius loci ce li avete di vario tipo, e di design applicato alla nautica, di design applicato all'arredamento, la famosa Chiavarina e i suoi proseliti. Siete vicini all'ardesia, un altro materiale usato nell'edilizia, ma non solo, anche nell'oggettistica e in altre situazioni interessanti, anche a tavola per cucinare. Quindi avete una zona ricca di contenuti storici, contenuti artigianali, contenuti artistici e credo anche con una vocazione internazionale. I luoghi di mare vicino ai porti hanno gente che va e gente che viene e quindi anche un approccio culturale più internazionale. Quello che vi invito assolutamente a seguire è il local, il meglio del locale col meglio del globale, capacità di scegliere il meglio del luogo proiettato al futuro, non al passato, niente nostalgie e rimpianti, ma innovazione dell'heritage e poi dialogo con tutti quelli interessati, gli stakeholder interessati in tutto il mondo, in diverse situazioni. Queste connessioni creano la tipicità di una Design Week e che non diventi semplicemente una scadenza normale, una scadenza scontata, una scadenza così fan tutti. In questo senso è importante proprio creare una unicità, una caratteristica, una tipologia precisa della vostra Design Week in maniera tale che vi differenziate, che ci sia da parte delle persone che vengono e le persone interessate non solo del luogo ma anche da fuori, venire per dare e ricevere contenuti specifici, diversi dalle altre Design Week. Questo destino di avere un'identità specifica locale è il miglior augurio che posso farvi e credo che possiate tranquillamente, lavorando sul territorio, sulle risorse che avete, risorse che vivono lì, le risorse che magari lavorano altrove, risorse che si sono magari spostate in altre parti del mondo, creare un network che sia di sapore chiavarino, di sapore che riporti a Chiavari. Io non vengo a Chiavari per vedere le stesse cose che vedo a Milano, al Cairo, a Pechino, vengo a Chiavari per vedere delle interpretazioni locali, ripetisco, locali, del design applicato un po' a tutto. Il design, ricordiamoci, non è solo design di prodotto, è product, service, system design, ma si applica a tutto, al materiale e all'immateriale, anche alla formazione. E quindi usate questa visione olistica e generale del design applicato al territorio. Conoscetelo, rappresentatelo, comunicatelo, invitate e soprattutto anche voi girate, frequentate per fare connessioni particolari, connessioni insolite che si possono trovare solo a Chiavari. Per concludere, ecco alcuni motivi che sottintendono a quanto vi ho detto prima. Sono Luca Fois, sto a Milano, da anni faccio cose, vedo gente e continuo a farlo. Insegno design degli eventi da più di 10 anni al Politecnico di Milano e invitato come professore a contratto per in seguito al progetto di Zona Tortona, questa zona ex industriale che abbiamo trasformato come hub di riferimento del design innovativo alla fine degli anni 90, sviluppando proprio un branding territoriale di zona che ha creato
il valore di questa zona nel corso degli anni e oggi la potete vedere tuttora come un hub di riferimento per quanto riguarda design e moda a livello internazionale. Quindi conosco un po' il mestiere degli eventi, ma intesi non come eventi secondari o temporanei, ma il mio motto principale è eventi temporanei, effetti duraturi, virgola, tant'è che vale la pena di progettarli molto bene. E da qui il design come metodo e cultura per trasformare visioni in progetti reali e fattibili. Quindi auguri e buon lavoro.